Ecco qui il punto. Non violento. Avete fatto bene a metterlo sotto. Poi toccheremo la non violenza, che cos'è? Non violento. Ormai c'è una sola epoca. Poi, antifascisti. Il fascismo nel suo storico, adesso il fascismo è l'impietà, l'arroganza, il potere, la razza superiore. Quindi antifascista non è opzionale per noi. Tutta la guerra, va bene. E poi anticapitalista. C'è poco da fare. O troviamo insieme nuovi modelli di sviluppo, o altrimenti qui veramente ce la metto per lungo. Okay. Tutti dicono Don Carlo dice la parola di psicologia da dominare negli anni 60. Il tuo spiloppio. Lui mi diceva vai tranquillo Carlo, a proposito che diceva della politica dominante. Leo Chiesi purtroppo è morto nel 67. Ma Don Lorenzo cos'è per te la politica? Oh, bella, dice, la politica è uscire tutti insieme dai problemi. Pensate che divisione che c'è. Sono della sinistra, no? Io dico che Carlo tu sei con noi di sinistra. Ma non sono stato da quelli là che dicono no, no, noi siamo più di sinistra, più di sinistra, sinistra, sinistra. Oh, tieni che c'è il baratro. E così i poteri. Panamà, non ti dico quelli che si chiamano Centro, non posso dire il nome un notabile, di quel partito che ancora la croce sul manubrio. Come si chiama? Margherita, no Margherita, Udici. Dice tu sì che sei un cristiano, impegnato. Pensate a me quando mi dicono cristiano, faccio finta di niente. Ma sapete cosa vuol dire essere impegnato a seguire Gesù? Allora lui dice, ma noi nel partito siamo cristiani moderati. Dico, ma se il regime ti consente di chiamarti moderato, beh, cristiano lascia perdere. Gesù è stato talmente cristiano che lo hanno sbattuto in croce. Tutti i poteri sacerdotali, romani, imperiali. Quindi vedete che a questo punto riuscire a mettersi in discussione. E allora vedete che io ve l'ho detto, sono preti. Prima di dover dire una cosa, prima che voi mi magari mi tocca andare a sedere. Vedo tanti giovani. Oh ragazzi, nel 1945 avevo 17 anni un mese, a maggio, anzi proprio, con la mia brigata partigiana, il cui comandante era mio fratello, poi lo tocchiamo brevemente. Ho visto nascere la democrazia. Come mai adesso che sono bene, devo vedere morire la democrazia? Invitato direttamente al campo della gloria al cimitero monumentale di Milano nel 2009 fece che si ricordano i morti a proposito di unità d'Italia. Chi c'è sepolto al campo della gloria? Tutti i soldati che avevano rifiutato di entrare nelle file nazifasciste, come facevano le famiglie del sud alla fine della guerra a portarsi la salma del sud senza soldi, sono sepolti là. E tutti gli anni un cardinale, il suo vice va. Cosa ha detto? Mi ricordo il nome, era un vicario. Ha detto, ormai in Italia, 2009, c'è l'eutanasia della democrazia. Quindi non lo dico io, addirittura un rappresentante della mia chiesa. Quindi vedete che, vi rendete conto che situazione mi trovo? Prima che vi dico, guardandovi ancora, visto che siete qui, nonostante questa serata di merda, di tempo, visto nebbia, porca miseria, e siete ancora qui, vi dico, tre verbi, di cui voi dovete applaudire forte, sentirlo dentro, non sono miei. Sono sicuro che qualcuno li riconosce.
agitatevi, perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché abbiamo bisogno della vostra forza. Studiate, perché abbiamo bisogno della vostra intelligenza. Chi l'ha detto questo? Antonio Gramsci. Sulla rivista sua piccola La città futura. E chi l'ha ascoltato grande? Assassare i fascisti, la destra, la chiesa, il corrotto, reazionari, che non vogliono seguire Gesù. La sinistra, già da allora, divisione, divisione, divisione. E Antonio Gramsci poi entra in galera e ci muore. Una volta glielo ho detto al vescovo e arriviamo finalmente in 9 ore da volta. E dico, eminenza, del 29, chi erano i veri cristiani? Che seguivano Gesù, come diceva De André, in direzione ostinata e contraria, a coerenza, l'impegno. Chi è? Il Papa che va a trattare con Mussolini? O i nostri esuli, tutti in esilio, quelli in galera, schiacciati, perseguitati tutti i morti. Chi erano i cristiani? O del 33? Chi era il cristiano? Di nuovo la mia chiesa che amo, che va a sedersi e fa il trattato con Hitler. O il professor Bonhoeffer, pastore luterano a Berlino, professore universitario che scrive: cari fratelli tedeschi, siamo attenti a Livernadino. È morto un mese prima della liberazione nel campo di concentramento di Fossenburg. E ricordatevi il più bel libro di Bonhoeffer, pastore luterano, un'altra esaculatoria. Lui scrive a un certo momento: resa o resistenza. E allora vediamo se le vostre coscienze risponderanno. Quindi vedete che sono un cittadino. Se fossi un eremo, troverei altre strade per appartenere al mondo, no? Però io ho un principio di fede. E dove lo appoggio il mio principio di fede? Sulla crociata della mia chiesa. Fra un po' ci sarà la crociata della mia chiesa per il testamento biologico. Non ci lasciano manco morire in pace. Ma fine, qualche anno fa voi avete ammassato la testa. Voi, avevo arcivescovo il cardinal Bertone, segretario di Stato, mi diceva a me e ha detto a tutta l'Italia con una propaganda che avrà spero, non so qua, italiani, facciamo saltare il cuore per la legge 40. La fecondazione assistita. E mi chiamano, mi hanno detto di tutto. Io ho detto: ma eminenza, sei anche professore di diritto. Pensi che io sono compagno all'università di Bertone. Una volta gli ho detto: io stavo a sentire dal sito. Abbiamo fatto gli studi insieme. Tu lo sai che ero meglio di me negli esami. Come mai tu in questa nave pietra sei generale, ammiraglio, io non sono manco capolare. E lui mi dice: ma per il bene, ma come? Ma ti rendi conto che l'humus della democrazia è il voto? E vai a dire ai tuoi fedeli di non andare a votare. Ma cosa dice Gesù? È l'humus. La democrazia, ricordatevi bene, ha solo due armi. Il volo e lo sciopero. E secondo me se arriva a chiesa, infatti non è una gran figa, com'era segretario della CGL? Però il mio. Ma
indichiamo gli operai di pace in questa realtà in cui viviamo. Non facciamo lo sciopero minimo di 3 mesi, non ce la caviamo nessuno. Forse noi partigiani del 43-44 siamo andati a dire proprio che siamo partigiani 3 ore. Compagni, 50.000 morti alla resistenza, 40.000 rimasti invalidi e altri 40.000 dispersi. Non solo venivamo da una guerra mondiale, quanti erano le vittime della prima guerra mondiale? 9 milioni. Seconda guerra mondiale, oltre 60. Solo la battaglia di Stalingrado 10 milioni. I russi ci hanno lasciato 27 milioni di morti. Gli americani in Europa 480 milioni. Oltre 60 milioni. La civiltà cristiana, trattati del 29, trattati del 33. E come adesso mi sono accende e dice, ma che scandalo a Lazio. Vedi che l'hanno battuta loro la candidata Bonino per avere la Polverini. Ma vi rendete conto lì? Loro, i vescovi, vedi la radicale Bonino per tutti i voti. Quindi ad ogni modo qui devo fare riferimento alla mia fede. Io tutti i giorni devo professare la mia fede e la devo professare su un'obbedienza cieca al mio vescovo, addirittura al Papa. Uno. Io rispetto quello che è il vescovo di Roma, il mio vescovo, io sono a te, non esistono chiesa cefale senza te. Però sono io libero di parlare di sì o no. E noi ne parliamo, vediamo se ti vedete. Quindi, e poi, siccome vengo in città, quando mi dicono fai politica, politica viene poi in città. Come non faccio? Devo fare politica per forza della città, interessare, ho detto, l'ominati tutti uniti per risolvere i problemi e aggiunge, partendo dagli ultimi. Per esempio, dice, vedi Jacopo, se il Parlamento o anche la signoria lì al Palazzo, a Firenze, discutono della casa, prima si parla di chi la casa non ce l'ha. Si discute del lavoro, prima si parla di chi il lavoro non ce l'ha. E dunque gli si vanno. Pensa quanto almeno la 40% di italiani, a cominciare dall'alto. Non so, il Monti, quello che tu chiami, il Monti, cosa paga della crisi? Tutti quelli che hanno